E non mi trattengo ulteriormente, subito la parola all'assessore Francesco Baldelli che ci presenta insomma, nella conferenza stampa l'argomento in questione. Grazie Presidente, un ringraziamento a tutti voi che siete intervenuti e anche alla squisita collaborazione del Comune di Falconara Marittima. Noi non abbiamo fatto altro che rispondere ad una esigenza che il Presidente, che ha le deleghe su porto, aeroporto e interporto, ha indicato alla nuova amministrazione comunale sin dal suo insediamento. Riteniamo che le Marche abbiano delle infrastrutture potenzialmente utili ad una ripresa e uno sviluppo economico di questa regione, soprattutto in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo. Abbiamo tre strutture fondamentali, come quella del porto ad Ancona, dell'aeroporto a Falconara e dell'interporto, in un raggio di 30 chilometri, con un bacino di utenza particolarmente ampio, di 3 milioni e mezzo di utenti potenziali che possono rappresentare la ricchezza vera di questa regione, un moltiplicatore di sviluppo. Quindi il nostro impegno è quello di far sì che questa zona del territorio marchigiano diventi il cuore pulsante della regione, come non solo a parole, ma anche con investimenti concreti. Siamo andati a migliorare delle risorse che erano disponibili in bilancio, che avevamo ricevuto in eredità, in quella che il Presidente mi permetta di dirlo, una regione che da un punto di vista infrastrutturale, da un punto di vista di visione infrastrutturale, era in uno stato comatoso. E qui prendo in prestito le parole utilizzate dall'assessore al bilancio durante la presentazione del bilancio, l'approvazione del bilancio in Consiglio regionale. Mancava questa visione. Questa visione noi l'abbiamo già oggi con questa convenzione che sottoscriverà l'amministrazione regionale col Comune di Falconara per l'utilizzo di 2 milioni 800 mila euro di risorse che miglioreranno l'accessibilità all'aeroporto di Falconara dalle stazioni di Falconara Marittima, dalla stazione di Ancona e nel rapporto anche con il porto di Ancona. Come? Migliorando la viabilità di via Goffredo Baldelli nella sua interconnessione con via Flaminia, nonché una serie di altri interventi, anche che noi potremo indicare come necessità anche di protezione civile, ad esempio il miglioramento della regimazione delle acque attorno all'aeroporto di Falconara, per evitare le esondazioni dei fossi di guardia, ovvero il completamento delle opere di urbanizzazione attorno all'aeroporto rimaste incompiute da molti anni, dall'inizio degli anni 2000, tra l'altro che rappresentavano anche un problema dal punto di vista estetico, sindaco, attorno all'aeroporto di Falconara. Quella è la porta d'ingresso della nostra regione, la principale porta d'ingresso della nostra regione, dovevamo risolvere una serie di problemi che tra l'altro il Comune di Falconara aveva sollevato in precedenza, non erano stati risolti da una convenzione che era stata già bozzata dalla precedente giunta regionale. Noi che ascoltiamo i territori abbiamo messo in contatto gli uffici tecnici e abbiamo veramente migliorato questo intervento. In prospettiva, perché vogliamo che l'aeroporto non ricada negli errori del passato e diventi veramente uno strumento, un volano di sviluppo per la nostra regione. Grazie. Grazie a te, assessore. Sindaco. Grazie, e comunque io sono davvero molto soddisfatta di questo accordo, di questa convenzione che assolutamente realizza un intervento importantissimo per il nostro comune. Il comune di Falconara è a servizio della nostra regione in quanto presenta l'aeroporto, ma ad esempio un depuratore che serve anche altri comuni, ad esempio è sede di industrie ad alto impatto ambientale. Questa convenzione ha riconosciuto anche un ruolo importante a Falconara rispetto proprio alle caratteristiche intermodali del nostro territorio, che è indubbiamente sede dell'aeroporto in primis, ma anche di ferrovia, di autostrada, superstrada. Quindi questo intervento
riuscirà a mettere anche in sicurezza e a realizzare quindi interventi di sicurezza stradale, chiaramente relativi all'area aeroportuale, ma anche idrogeologica. Per quello che riguarda il discorso stradale, noi ridisegneremo via Baldelli, facendo sì che i veicoli provenienti dall'aeroporto si mettano direttamente in via Flaminia, evitando quindi di congestionare il traffico della nostra città. Poi ancora, questo intervento migliorerà, come ha detto l'assessore Baldelli, tutto l'accessibilità, la viabilità all'aeroporto. E ancora un discorso di miglioramento dell'assetto idrogeologico con interventi al fosso della Liscia che convoglieranno l'acqua piovana in maniera tale da evitare situazioni che purtroppo si sono verificate in passato di allagamento addirittura della pista dell'aeroporto. Quindi mi sento di dire che questa convenzione, che nasce proprio da un lavoro molto fattivo, molto costruttivo con la Regione, con questa Giunta, con il Presidente, con l'assessore Baldelli, va proprio nella direzione che noi auspicavamo. Un ascolto delle esigenze del nostro comune che di fatto si mette a disposizione proprio per migliorare un servizio alla nostra Regione. Quindi grazie di tutto e davvero soddisfatta di questa attività, di questo percorso che abbiamo fatto insieme. Grazie. Grazie a te Sindaco, io aggiungo pochissimo a quanto detto. Mi piace ricordare a me stesso quanto queste tre opere che sono state citate siano straordinariamente già pronte, funzionanti e collegate tra di esse, e che potenzialmente potrebbero rappresentare la prima vera, grande, straordinaria opportunità per la nostra Regione. Il fatto che finora la potenzialità che esse rappresentano non sia stata espressa in maniera chiara deve farci porre delle domande, dei quesiti specifici a cui ognuno di noi può rispondere diciamo per la sua opinione, ma anche a cui ognuno di noi deve, soprattutto per chi ha dei ruoli istituzionali pubblici, deve dare un contributo. Perché io credo che in questa fase particolare queste tre infrastrutture debbano essere viste non dai nostri territori, ma da quello che potrebbero, dalla prospettiva che esse potrebbero sprigionare fuori dai nostri territori. Un porto come quello di Ancona è un porto che ha sicuramente una capacità attrattiva che va di molto oltre il mare Adriatico. L'aeroporto di Falconara, per la dimensione della pista e per la sua collocazione vicino ad uno dei più importanti porti dal punto di vista infrastrutturale, perché poi l'importanza dei porti la danno il numero delle merci e il numero dei passeggeri e da dove arrivano le merci e dove vanno le merci. Quindi però noi abbiamo un porto con una potenzialità enorme, con un aeroporto che ha una potenzialità enorme. Accanto a queste due infrastrutture c'è l'interporto, che è forse l'elemento più importante. Per fare intermodalità, per organizzare la logistica, servono gli spazi. Spazi che il porto non ha, perché è un porto a ridosso della città, ma spazi che sono già collegati e presenti in maniera indeterminata, perché intorno all'interporto c'è uno spazio di possibile espansione futura indeterminato, praticamente proprio con l'interporto. Quindi la sfida è collegare queste infrastrutture, migliorare le infrastrutture, collegarle, o meglio potenziarne i collegamenti con l'autostrada e con la ferrovia, ma soprattutto è collegarle dal punto di vista proprio, mi permetto di dire, lasciatemi passare il termine, politico, perché le infrastrutture già sono collegate tra di esse e potrebbero funzionare. Quindi bisogna assolutamente mettere in campo tutte le energie affinché questo avvenga prima possibile, perché è veramente una capacità attrattiva che potrebbe cambiare il destino, il volto del capoluogo, della valle che le ospita, che è la Valle Sina. In sostanza da Jesi, Chiaravalle, Falconara, ancora abbiamo una potenzialità enorme e potrebbe cambiare il destino di un intero territorio regionale. Beh, io auspico
Innanzitutto auspico che si arrivi a quanto prima a una decisione, perché l'incertezza comunque è foriero di mancate opportunità, in primo luogo. E poi auspico per un porto, come ho sempre sostenuto, per un porto che può avere delle potenzialità a livello enorme, a livello nazionale e internazionale, auspico una guida che possa essere all'altezza delle sfide. E io sto aspettando che il ministro ci faccia le proposte. Come vanta la reggenza Giampieri? Ma guardi, non è mai una questione personale, bisogna guardare i numeri, paragonarli con gli altri porti di pari dimensioni, di pari opportunità e capire confrontandoli. Quindi non mi va di esprimere un giudizio, però tutti possono guardare i numeri. Grazie.